Ciao ragazze, in questo video vi voglio mostrare come rivitalizzare un eyeliner secco. Allora, io avevo questo eyeliner qui di Shiseido, pagato 21-22 € con il suo apposito pennellino, vediamo se lo trovo, ok, sì, che purtroppo dopo 6-7 mesi dall'apertura mi si è completamente seccato. Il pennellino si è completamente aperto, quindi anche questo insomma non è più utilizzabile e vabbè. E per non sprecare e buttare il prodotto rimasto, ho deciso di appunto cercare di rivitalizzarlo. I passaggi sono molto molto semplici, io vi farò vedere appunto solo i passaggi in quanto questo eyeliner già l'ho sistemato questa mattina. Volevo appunto prima di farvi il video vedere appunto un po' se funzionava la cosa, altrimenti non vi avrei neanche fatto il video. E quindi iniziamo subito. Allora, vi servirà acqua distillata, fate finta che qui ce ne sia, l'avevo versata qui, ce n'è ancora un pochino, ma vi faccio vedere solo i passaggi, io ragazze poi stavo di realizzarlo. Poi glicerina liquida, questa qui nella fattispecie è di Marco Viti, la trovate comunque molto facilmente in farmacia, il costo è comunque irrisorio 2,53 euro. Poi, ok, mettiamola qui. Poi avete bisogno di una siringa, secondo me è diciamo un po' l'arma migliore per accertarci che le dosi siano esatte, in quanto avendo qui i numerini è impossibile sbagliare. Un primer contenente silicone, questo qui in particolare è di Sephora. Poi vabbè, una chicherina e un cucchiaino per mescolare il tutto. E un pennellino, vabbè, per testare appunto che il vostro eyeliner in gel alla fine sia tornato come nuovo. Per togliere il prodotto dalla giarrettina e mescolarlo un po', utilizzerò una spatolina, ma va benissimo qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi cosa che faccia un po' sul quale poter fare un po' di forza per girare e togliere, staccare dai bordi magari il vostro eyeliner in gel secco. Quindi vi faccio vedere un po' il procedimento, ragazze. Allora, come prima cosa, vi dico subito che servono due dosi di acqua, distillata per una dose di glicerina, ovvero una dose di glicerina e due di acqua distillata. Quindi si prelevano due dosi di acqua distillata, scusate, ok, vedete, due, ok, e una dose di glicerina. Quindi fate conto che io la stia asportando, quindi arriveremo sul numerino 3. Fatto ciò, potete mettere tutto nella chicherina, quindi prendere il vostro primer, svuotarlo sul cucchiaino. Questo, ragazzi, sta in base a quanta dose di eyeliner vi è rimasta, ovviamente, si è seccata, ok? Quindi io ne avevo più o meno metà confezioncina, quindi utilizzerò metà cucchiaino di primer. Mettete anche questo nella chicherina, girate e amalgamate il tutto e lo lasciate un attimo lì per aprire il vostro eyeliner, che in questo caso non è secco, però nel vostro sarà sicuramente secco. Smuoverlo un po' dai lati e dai bordi appunto della confezioncina e, utilizzando sempre la siringa, prelevate il tutto e lo andate a vuotare nel vostro eyeliner. Ok? Fatto ciò, mescolate per un po' con la spatolina, mescolate, mescolate, fino a quando l'eyeliner secondo voi si è un attimo lasciato andare. Poi avete bisogno di un phon o comunque di un microonde dove mettere l'eyeliner per circa 10, 20, 30 secondi al massimo, perché non abbiamo bisogno comunque di farlo bollire, ecco, di farlo friggere. Fatto ciò, l'eyeliner sarà ancora più morbido, gli ridate una mescolata e il gioco è fatto. Lo lasciate un attimo a riposare, a raffreddarsi per quei 5-10 minuti e ne provate la consistenza reale. Quindi provo la consistenza assieme a voi, anche se già l'ho provata. Devo dire che è migliorata tantissimo. Vi faccio vedere qui sulla mia mano. Ok, vedete che l'eyeliner è tornato come nuovo, molto molto morbido e scrivente. Ecco ragazze, se questo video vi è piaciuto, magari lasciate i commentini qui sotto. Io spero di esservi stata utile, spero che
abbiate capito un po' il procedimento, anche perché non è niente di che. Vi mando un bacione, al prossimo video, ciao!